Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Eccomi qui con un nuovo video per voi, questa volta direttamente da casa mia. Ebbene sì, siamo tornati da Parigi da circa 2 settimane, se ho fatto bene i conti. Tra l'altro mi sono anche chiusa la porta, nonostante oggi faccia caldissimo, infatti sto bollendo qui dentro perché c'è la lavatrice che sta ancora lavando i panni di questi giorni di vacanza, perché non siamo stati soltanto a Parigi, siamo stati un po' anche in Veneto, a un matrimonio, a un compleanno, quindi abbiamo viaggiato un po' a destra e manca e alla fine ho ovviamente una montagna di cose da lavare, però sono quasi giunta al termine. Voi come state? Sono contenta che i video vi siano piaciuti, i vlog su Parigi, sulla nostra vacanza, anche se un po' mi dispiace che le visualizzazioni non sono state molto alte, ma è un periodo che YouTube, diciamo, non sta più andando benissimo come una volta e un pochino questa cosa mi dispiace. Oggi, caldo a parte, sono qui però per parlarvi di make-up. Voi probabilmente non lo sapete, ma io sono una grandissima amante del make-up. Amo anche i prodotti per le unghie, per i capelli, per tutto quello che concerne la bellezza, diciamo, e la cura del proprio corpo, del proprio essere. E tanti anni fa ero una grandissima appassionata di questo mondo, poi crescendo pian pianino ho iniziato a truccarmi un po' di meno. Parliamo di trucco e vi mostrerò alcuni prodotti perché questo video è in collaborazione con BioVegan Shop. Vi ho già parlato più volte di questa azienda che mi ha gentilmente inviato dei prodotti e questa volta mi ha inviato dei prodotti appunto di make-up. Io li ho provati già da un po' di mesi, infatti in realtà li ho usati anche per qualche video che avete visto qui su YouTube, ma ovviamente non ve li ho menzionati perché volevo prima studiarli e capirli per bene. E oggi sono qui appunto per farvi una recensione e parlarvi di questi prodotti. Ve li faccio vedere brevemente uno ad uno. Innanzitutto la marca si chiama Boho Green Makeup. È un'azienda che produce prodotti di make-up naturali, senza parabeni, senza siliconi. All'interno del sito di BioVegan Shop trovate tutte le informazioni e però alcuni prodotti di questa azienda ho letto che BioVegan Shop non li tiene perché contengono all'interno degli ingredienti che non sono naturali, quindi loro, cioè nel catalogo di BioVegan Shop, troverete soltanto prodotti naturali perché hanno controllato l'INCI di ogni prodotto. Hanno anche delle certificazioni, le potete leggere qui sotto, e cosa mi hanno inviato. Partiamo da questa che è una terra, un bronzer. Il numero di questo bronzer, vediamo se ve lo trovo, eccolo qua, è 01. Poi ve la farò vedere in azione così vi spiego bene tutto. Abbiamo poi una polvere compatta, ho tradotto dal francese che è una cipria, in italiano appunto si dice cipria. Questa in particolare è la numero 02, beige chiaro, che tra l'altro può essere usata anche come ombretto, perché l'ho usata anche come ombretto e si va molto bene. Poi abbiamo un fard blush di questo colore, numero 06. Eccolo qua, anche questo l'ho utilizzato e mi sono trovata bene. Poi comunque vi recensisco adesso tutto nel dettaglio. Abbiamo poi un ombretto, tra l'altro i packaging sono molto molto carini. Questo è tutto sberluccicoso ed è il numero 203. Ed infine mi hanno inviato un rossetto, il numero 402. È un rossetto lucida labbra, poi comunque adesso vi faccio il trucco completo così ve li mostro in azione. Bene, allora io mi sono messa un po' di fondotinta giusto per fare una base e adesso inizierei subito dalla cipria per andare a fissare il nostro fondotinta. Come cipria io mi ci trovo molto bene con questa, come vedete comunque il prodotto è buono perché adesso mi guarderò qui in alto per specchiarmi, basta fare così e si preleva subito il prodottino. Cioè non sono prodotti, come dire, che magari risultano essere molto rigidi, troppo compatti e magari fate fatica a prelevare il prodotto. Sono invece dei prodotti molto performanti.
pur essendo naturali, sono rimasta stupita in positivo proprio perché dal mio punto di vista hanno più o meno le stesse caratteristiche di prodotti che appunto non sono naturali, quindi non ho visto differenze, particolari differenze, e ovviamente questa è una cosa positiva. Tra l'altro anche per quanto riguarda il packaging è molto bello perché credo sia di cartone, questo deve essere tutto cartone un po' plastificato, quindi anche un packaging che comunque è in linea con quello che è lo stile del prodotto, quindi un prodotto naturale. Fatto questo andrei con il bronzer. Questo bronzer, vediamo se ve lo riesco a far vedere, eccoci qua, è molto carino e contiene al suo interno delle micro pagliuzze dorate che lo rendono appunto molto molto bello a livello di colore, perché quindi sul viso vi vedete questa striscia appunto se fate il contouring tutta bella sbrilluccicosa, non troppo, però vi dà un po' di luminosità che non guasta. Prendo il prodotto, sempre poco, questa volta mi prendo lo specchio per guardare meglio. Spero riusciate a vedere dal video, ma vedete? Cioè comunque è un prodotto buono perché colora, non è di quei prodotti che magari vi mettete la terra sul viso e non vi colora, anzi dovete stare sempre molto attenti a prelevarne poco. Se sfuma bene, e per me è un buon prodotto. Andiamo a fare anche l'altro lato. Prenderne un pochettino di più, però non troppo. Poi ovviamente la fotocamera in realtà mi sa che sfalsa un pochettino. Abbondiamo ancora un po'. A me piace fare contouring andando a mettere praticamente sotto allo zigomo, sotto la guancia, in questo punto qua, dove c'è diciamo l'attaccatura della mia mandibola, vado a fare appunto questo contouring. Passo a questo punto al fard. Questo fard, che ve lo faccio vedere anche lui, è pure lui molto scrivente, guardatelo, eccolo qua. Ora mi devo pulire però la mano, ed è di un colore molto bello, il colore l'ho scelto io adoro i blush un pochino scuri, cioè non mi piacciono quelli tipo rosa bubblegum per intenderci, mi piace un blush più scuro. Guardate, comunque si vede, cioè se io faccio così, non so se lo riuscite a percepire, ma dal vivo è molto scrivente perché c'è già il prodotto sulla guancia. Fate sempre appunto molta attenzione perché guardate, il prodotto si va prelevato un pochino alla volta per non esagerare. Voilà, facciamo anche l'altra. È sempre meglio iniziare con poco prodotto che utilizzarne troppo e poi vi ritrovate magari una macchia orrenda sul viso. Ripeto, spero che riusciate a vedere perché dalla fotocamerina qua in alto non si vede molto, però dal vivo vi assicuro che è molto scrivente. Cioè si vede molto, quindi non esagero, altrimenti sembro una bambolina. Questo appunto è un fard, è di un colore molto bello, in questo caso non vi consiglio di utilizzarlo anche come ombretto, invece la cipria, essendo un colore neutro, adesso la metterò un po' come base, si può utilizzare benissimo. E in aggiunta ragazze ci andrebbe anche un primer che io in questo momento non ho, pertanto ci arrangiamo con quello che abbiamo. Quindi una volta fatta la base vado a prendere con il mio pennellino la cipria, eccola qua, e mi aiuto con uno specchio per andare a metterla sull'occhio, vedete, guardate quanto è scrivente, non so se si vede, per andare a rendere un pochettino la mia palpebra un poco più neutra. Poi ha un bellissimo colore, color burro, è stupendo come tonalità di colore ed è perfetta secondo me, poi, cioè perfetta nel senso io adoro mettere il color burro sull'occhio, perciò mi piace comunque riutilizzare anche un prodotto come la cipria con
una duplice funzione, diciamo. Passiamo adesso ad un altro prodotto. Ed è appunto il nostro ombretto. Ve lo faccio vedere anche questo sul dito, ed eccolo qua, è un colore molto cangiante. Io lo definirei una specie di color taupe mixato ad un viola lilla. È un colore molto particolare che sta bene, secondo me, un po' con tutti gli occhi. Vado a prelevarlo con un pennellino, poco alla volta, ragazze, e scelgo di metterlo, diciamo, sulla parte non iniziale, ma diciamo da qua verso la fine dell'occhio. Sicuramente poi, se avete un primer occhi sotto, il colore rende molto meglio rispetto a non avere il primer. Però anche se non ce l'avete, alla fine viene bene comunque. Un altro consiglio che vi voglio dare è, per far risaltare di più l'ombretto, quello di bagnarlo. Nel mio caso io utilizzo il Prepu Prime Fix Plus di MAC, perché ho questo in casa, ma teoricamente anche solo con dell'acqua, vaporizzandola su un pennello, quindi prelevando il prodotto da bagnato. Così, eccolo qua, dovreste avere lo stesso identico risultato, e lo vado a picchiettare sull'occhio. Non so se si riesce a percepire, ma in questo caso risulta molto più pigmentato rispetto ad utilizzarlo da asciutto. Molto molto carino questo ombretto, molto bello, vedete la differenza? Ok, con gli occhi direi che ci siamo. A questo punto passiamo all'ultimo prodottino che mi ha inviato l'azienda, e sto parlando di questo rossetto lucida labbra, e il colore ve l'ho detto prima, ed eccolo qua, vedete che ovviamente l'ho già utilizzato. Vi faccio vedere il colore sulla mano. Come vedete è molto leggero, infatti ha la forma di un rossetto ma una copertura molto bassa, molto simile ad un lucidalabbra, è molto gloss come prodotto, e il colore, una volta depositato sulla mano ma anche sulle labbra, cambia rispetto a quello che vedete qua. Adesso ve lo faccio vedere indossato. Per comodità, visto che fa molto caldo, sono andata a fare il bordo con una matita labbra, e adesso andiamo ad applicare il rossetto. Come vedete risulta molto glossy. È molto molto lucido, morbido sulle labbra, e questo è appunto il risultato. Sembra quasi, appunto, come vi stavo dicendo, un lucidalabbra, ha questo effetto gloss. Potete renderlo opaco come prendendo una velina e tamponando, mettendo la velina in questo modo, tamponando qui la cipria che vi ho fatto vedere prima, in quel modo risulterà meno appiccicoso, però non è per niente fastidioso sulle labbra ed è molto comunque confortevole. Nulla ragazze e ragazzi, questo è il make-up finale, creato appunto con prodotti naturali, compreso ovviamente anche questo rossetto che vi ho mostrato. Vi lascio comunque il link ai prodotti, dei quali io non guadagno nulla, direttamente qui giù in info box, così potete andare un'occhiata sul sito di BioVegan Shop. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi anche al canale. Io ringrazio ancora tantissimo BioVegan Shop per avermi inviato questi prodotti, e vi aspetto come sempre qui su YouTube con un prossimo video. Ciao, un bacione!